Prego, senatore Borghi, ha facoltà per 15 minuti. Grazie, Presidente. Cercherò di essere più breve, perché mi rendo conto che in certi casi poi i concetti tendono a ripetersi e quindi cercherò di dire soltanto cose che non sono state dette da altri. Consentitemi però di alzare un minimo di sopracciglio su un paio di concetti che ho sentito essere ricorrenti negli interventi dei colleghi dell'opposizione. La collega Castellone ha terminato il suo intervento scagliandosi contro le mancette, gli interventi localistici o così questo tipo, ma io non lo so, avrò visto sbagliato, ma ero andato a guardarmi un pochettino cosa succedeva negli anni in cui i colleghi del Movimento 5 Stelle erano in maggioranza al governo. Io anche all'epoca, così mi ricito perché era stata una cosa che mi aveva un po' lasciato perplesso in passato, fra gli tantissimi emendamenti localistici e le mancette per gli amici, ce n'era una che mi aveva sinceramente fatto un po' così inquietare, che era 1.3 milioni dati alla Badia di Pattano dal senatore Castiello, che mi dispiace non vedere lì, che dopo bastava fare una piccola ricerca per scoprire che era un'abitazione privata. Quindi, cioè, si dava, sarà stata di grandissimo pregio architettonico, non dubito, però è un'abitazione privata dei signori Giuliani e De Luca, che non si sa per che motivo sono stati gratificati di 1.3 milioni dello Stato da parte del senatore Castiello. Quindi io starei un attimo attento, no, a scagliarsi dicendo queste cose, perché io qui negli interventi localistici della maggioranza, che difendo con orgoglio, ho visto scuole, ho visto caserme, ho visto strade che magari sono sfuggite all'attenzione dei governi precedenti, e quindi è giusto che i senatori e i deputati, quando hanno la possibilità, possono anche dire la loro, magari mettendo cifre piccole ma importanti per i territori. Quindi questo io lo rivendico con forza. Dare dei soldi a una casa privata di qualcuno forse un po' meno. Quindi vediamo di rimettere le cose a posto. Altra cosa che sinceramente mi ha lasciato un pochettino perplesso è il ricorrente: e nella vostra legge di bilancio voi non siete andati a prendere i soldi dove ci sono. Ma ci sono due categorie di persone che vanno a prendere i soldi dove ci sono, contro il consenso degli interessati. Il primo, se sono oggetto di furto, sono i poliziotti. E allora, nel qual caso, prendono la refurtiva, ma non è una cosa che spetta sinceramente alle nostre leggi. L'altro che va a prendere i soldi dove ci sono è il ladro. Quindi non capisco perché si chieda a questo Parlamento di fare dei furti nei confronti della gente. Uno può anche dire magari che per questioni politiche si possono dare più incentivi a uno o meno incentivi all'altro, ma il concetto ripetuto ossessivamente, non siete andati a prendere i soldi dove ci sono, ma meno male che non siamo andati a prendere i soldi dove ci sono, perché evidentemente qualcuno l'aveva guadagnati con qualche merito, e in tutti gli anni passati invece so che a furia di tasse, a furia di balzelli, spesso e volentieri gli italiani si sono ricordati che andavano a prendere i soldi dove c'erano e anche dove non c'erano, perché tutte le tassazioni sulla casa con cui noi ci siamo sempre difesi in modo strenuo, e ricordiamo che se per caso noi non fossimo stati al governo, questa sarebbe stata la finanziaria del catasto, questa sarebbe stata la finanziaria dell'IMU, questa sarebbe stata la finanziaria dell'aumento della tassa sulla casa a livelli vertiginosi per compiacere l'Unione Europea, che era quello che volevano fare nella scorsa legislatura. E sapete benissimo che tassare la casa e stratassare la casa non è esattamente un andare a prendere i soldi dove ci sono, perché una casa è, per chiunque ce l'ha, sa che è una spesa, non è una fonte di reddito. Diverso è l'affitto, ma il vero possesso di una casa è una spesa, e noi l'abbiamo difesa e la continueremo a difendere con forza. Per il resto io vorrei sottolineare una cosa. Perché secondo voi l'opposizione si concentra su queste due cose che sono oggettivamente fumo negli occhi?
Ma per un motivo semplice, perché non si può parlare nel merito di questa finanziaria criticandola senza dover ammettere che tutte le grandi cifre che muove questa legge di bilancio vanno da un'unica direzione, vanno ad aiutare gli stipendi e i contratti di lavoro degli italiani. Perché questo è, basta guardare i numeri, la voce più grande è data dalla conferma del taglio del cuneo fiscale, che significa che si conferma quell'aumento in busta paga che tutti gli italiani hanno visto l'anno scorso. La seconda voce più grande è il rinnovo dei contratti, e di queste la voce più grande è il rinnovo dei contratti dei medici, perché qui sembra che noi si toglievano i soldi ai medici, ma non è vero. Ci sono 3 miliardi che vanno in sanità e la stragrande maggioranza va nel rinnovo dei contratti dei medici, che avranno finalmente un meritato ritocco al loro stipendio. Ma non basta lì. Le voci sono quelle, il resto balla pochissimo. Ci sono 12 miliardi di cuneo fiscale, quindi aumento di stipendio, 3 miliardi di abbattimento delle aliquote e quindi sono aumenti di stipendio, 5 miliardi di aumenti contrattuali e 3 miliardi per la sanità. Rimane pochissimo altro, quindi significa che tutto quello che c'era è poco, probabilmente è poco, ma è tutto quello che si poteva trovare date le circostanze, è stato messo agli stipendi, e questa è stata una scelta politica. Perché mettere agli stipendi e non ad altro? Ma semplice, perché gli stipendi sono quelli più danneggiati dall'inflazione, perché tante famiglie, specialmente quelle dell'ex ceto medio, che non avevano mai avuto problemi, si sono trovati oggettivamente in difficoltà. Ma perché è ovvio, se un anno c'è un aumento del costo della vita dell'8%, l'anno dopo del 5,30, come è stato in questi 2 anni, significa che in assenza di rinnovo di contratti, in assenza di aumenti contrattuali, in assenza di taglio del cuneo fiscale, la capacità di spesa di queste famiglie diminuisce di quasi il 15%. È una cosa pesantissima, è per questo che noi abbiamo concentrato tutte le risorse, per poche che fossero, sugli stipendi. E guardate, questo serve anche a far capire come in certi casi anche le categorie che certi partiti hanno costantemente tutelato, si pensi per esempio alla Lega. La Lega, semplificando, è sempre stata detta: guarda, la Lega è un partito che difende le partite IVA, difende gli autonomi, difende i piccoli commercianti, difende i proprietari di casa. Sì, è vero, lo rivendichiamo con forza in tutti questi anni. Noi, dove di stagnazione economica, noi abbiamo sempre cercato, per quel poco che era nel nostro potere, di indirizzare quante più risorse possibile verso queste categorie, e ci aggiungo anche i pensionati. Ma mi rendo conto, e ci siamo tutti resi conto, che ci sono dei momenti dove alcune categorie vanno più in difficoltà di altri, e in questi casi anche delle categorie suppostamente difese dalla sinistra, quando invece sappiamo benissimo che erano i primi a abbassare i loro diritti, cancellando articolo 18, cancellando un sacco di tutele. Dall'altra parte il Job Act, no? Forse ci ricordiamo, no? che i lavoratori forse un po' si ricordano in quanto precarizzazione. Ecco, nel nostro caso siamo riusciti a cogliere l'occasione per difendere loro. Perché chi è in questo momento pro tempore, in questa posizione, deve sapere, capire dove sono i massimi livelli di sofferenza, dove sono le categorie che più hanno problemi, senza la speranza o la possibilità di risolverli magicamente. Anche il governante più bravo avrà nel proprio Stato, nella propria nazione, dei poveri. Però la cifra della direzione politica deve saper parlare alla gente e saper capire quantomeno che lo Stato cerca di essere, per quanto possibile, stanti gli enormi vincoli a cui le nostre finanze, la nostra capacità di intervento economico è sottoposta, al fianco di queste persone. Per cui io penso che la difficoltà della sinistra di dover ammettere che noi stiamo cercando di aiutare le categorie che loro difendono a parole e noi invece lo facciamo con i fatti, è una cosa che gli dà qualche problema da ammettere, ecco, mentre invece noi lo facciamo. Vorrei in ogni caso ricordare, però, fare una piccola parentesi per inquadrare il caso pensioni, perché
ho sentito delle cose molto strane, il taglio delle pensioni. Allora, le pensioni sono sostanzialmente bloccate nella loro rivalutazione dai tempi della Fornero, perché la Fornero la prima cosa che fece era un taglio di 3 anni di tutte le rivalutazioni. Nel nostro caso, sia quest'anno che l'anno scorso, e se ne stanno accorgendo tutti i pensionati che ricevono il loro cedolino, e guarda caso trovano un aumento in certi casi consistente. È la prima volta che, pur essendo delle cifre importanti che pesano tantissimo sul bilancio dello Stato, questo governo ha deciso di riconoscerle. E fino a livelli importanti di cifra di pensione, perché fino a 5 volte la pensione minima la rivalutazione è piena, quindi significa che fino a 5 volte il minimo della pensione, l'anno scorso è stato firmato per tutti un aumento costante, mese per mese, ab eterno, dell'8,3% e quest'anno del 5,5%. Quindi è una cosa che tutti se ne sono accorti ed è per questo che non c'è indignazione nel paese, perché tutti sanno, lo vedono, vedono nei cedolini delle pensioni che l'aumento c'è e non c'era mai stato, anche quando l'inflazione era più bassa e quindi sarebbe bastato mettere delle cifre molto più esigue nelle tasche dei pensionati. No, invece in questo caso le cifre sono importanti, impattano molto sul bilancio e noi le abbiamo versate tutte. E anche chi ha una pensione molto alta, e in certi casi sappiamo che non tutti sono coperti dai contributi, queste pensioni altissime, ciò nonostante anche loro hanno avuto una parte di rivalutazione. Questo per far vedere l'attenzione che abbiamo avuto verso una categoria che anche questa va in forte difficoltà nei momenti di alta inflazione, che è quella dei pensionati. Per cui nessun taglio, tanti miliardi in più per i pensionati, e non serve neanche argomentarlo a voce, perché è semplicemente quello che la verità è data dai cedolini, insomma, no? Basta postarne uno di fianco all'altro e ci sono aumenti anche importanti, e di questo è una delle cose positive, perché in mezzo a tante, ogni tanto, di solito la vita del parlamentare di maggioranza non è che sia rose e fiori, perché non si fa mai abbastanza, ma devo dire che in ogni caso il grazie di tanti pensionati è una cosa che oggettivamente mi rincuora. Dall'altra parte, e poi oggettivamente chiudo, però mi tocca e mi spiace che non ci sia il ministro Ciriani, dire qualcosa che non è andata, ecco, mettiamola così. Per suo tramite, Presidente, riferiamo al governo che l'esperimento di dire basta, no, pochi emendamenti e cose di questo tipo, basta. Ecco, io non vorrei più vedere, perché molto semplicemente abbiamo visto che quello che non passa da una parte, passa dall'altra, ma passa peggio. Per cui io direi chiudiamo questo esperimento. Ci abbiamo provato, l'intento era sicuramente buono, l'intento era quello di sveltire le procedure, di fare una cosa veloce in modo tale da poter presentare internazionalmente un'immagine di velocità e di serietà. Ma c'è un motivo per cui questo è il Parlamento. Il Parlamento è la sede del potere legislativo e non deve essere la sede del potere approvativo, l'ho detto tante volte. Non è che si fa tutto in qualche ministero, non è che si fa tutto da qualche parte. Colleghi, non siamo allo stadio, per cortesia. E poi si arriva qua. Senatore Borghi, si risca la presidenza, grazie. In ogni caso anche il potere approvativo sarebbe un potere importante, ringrazio i colleghi del 5 Stelle che insieme con noi oggi hanno approvato il no al MES, grazie, è stata sempre parlando di opposizioni unite, no? E così via, quindi è stato un gesto che riconosco, è stato anche un momento importante per il nostro Stato. E per la Lega, che di questa cosa ha fatto una battaglia che dura da 12 anni. Per il resto direi che la legge di bilancio è una legge che fa quello che può, è una legge che, stante i vincoli di finanza, che sappiamo benissimo sono quelli che piacciono tantissimo al Partito Democratico, che ne vorrebbe di più, cioè vorrebbe più vincoli, più MES, più gente che ragiona per noi invece della democrazia, riesce in ogni caso, per quel poco che ci rimane,
a indirizzare le risorse dove servono di più. E quindi io sono orgoglioso di questa legge di bilancio, sono orgoglioso di come è stata portata avanti e orgoglioso anche degli emendamenti localistici, perché in certi casi servono anche quelle. Grazie a tutti e voto favorevole mio e del gruppo quando sarà la dichiarazione di voto. Bene, grazie senatore Borghi.